Vico è uno dei tanti paesi della Val Chiusella, nel Canavese. Siamo venuti ad assistere a un avvenimento a dir poco curioso. Tutti gli anni, nel mese di novembre, si tiene l'annuale Battaglia delle Capre. Nell'occasione ci sono numerosi partecipanti, tra cui turisti curiosi e allevatori dei battaglieri cornuti. Come ogni festa di paese che si rispetti, vengono offerte ai partecipanti molte specialità gastronomiche, tra cui un posto d'onore hanno le miasse farcite con salinè. Vi chiederete cosa sono le miasse farcite col salignù? Alla pagina 777 di Televideo scopriamo che si tratta di una specie di crepe a base di farina di grano e mais, cotta su una piastra arroventata sul fuoco di legna e ripiena di formaggio ed erbe aromatiche. La ricetta esatta è un segreto tramandato da madre in figlia, ma abbiamo scoperto che le miasse vengono farcite anche col salame e per i più golosi con cioccolata o marmellata di fragole. Abbandonati i peccati di gola, la manifestazione raggiunge il suo culmine con la Battaglia delle Capre, battaglia peraltro non cruenta e non pericolosa. Il premio per la vincitrice è un grasso signor maiale che la seguirà nella stalla. Se gli spettatori umani si dimostrano interessati, questo rappresentante a quattro zampe si limita a scrollare il capo, forse dissentendo dalle sonore capocciate. Noi ci associamo al suo giudizio, mostrandovi l'immagine di quale sia il vero compito di capre e pecore, pascolare.